Siamo qui oggi in Val Savranche, nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, dove la contattabilità degli animali è massima ed in particolare in una zona in cui è molto facile vedere stambecchi per conoscere una persona particolare, un fotografo, un appassionato da sempre di natura. Per il suo impegno di oltre 40 anni di fotografia naturalistica e per il messaggio che con i suoi scatti veicola e consente di sensibilizzare tutti noi, il Gran Paradiso Film Festival ha voluto riconoscere a Giorgio Marco Aldi il titolo di Gran Paradiso Ambassador. Andiamo a conoscerlo meglio. Giorgio. Ciao Luisa, buongiorno. Come stai? Tutto bene. Come è la luce oggi? Dove sono gli animali? Oggi veramente pochi animali. La luce è bella, a me piace questa luce, però gli animali oggi veramente pochi. Però qui è sempre affascinante. Giorgio, vuoi raccontarci com'è nata questa tua passione per la fotografia naturalistica e com'è nata la tua conoscenza di questi luoghi? È una storia molto lunga, sembrerà quasi incredibile perché, come si sente dal mio leggero accento romano, io abito a più di 800 km di distanza da qui. Eppure la mia storia fotografica inizia proprio in questi posti. Ricordo che erano i primi anni 80 quando con mia moglie siamo venuti per la prima volta qui e eravamo dei giovani sposi e avevo ricevuto il regalo con una macchina fotografica. E qui c'è stato il primo contatto con i grandi ungulati europei, gli stambecchi, i camosci, ed è nata proprio qui la mia passione. Poi negli anni ho continuato a frequentare il parco sempre più spesso, soprattutto nel mese di dicembre, nel periodo degli amori degli stambecchi. E poi da lì la mia passione, io sono un autodidatta, non ho fatto una scuola particolare, la mia passione poi alla fine si è tramutata in professione ormai circa 25 anni fa. E lo stambecco ti ha portato molta, molta fortuna perché la tua prima copertina era proprio a lui dedicata, ce lo vuoi raccontare? Infatti, due anni dopo che avevo cominciato la mia professione di fotografo, Airone usò una mia foto di stambecchi in combattimento per la copertina della sua rivista, insomma della rivista Airone, ed è stata una bella soddisfazione. È uno splendido scatto. Dove hai fatto questo scatto? Quello l'avevo fatto in Val di Cogne, però riguardandolo adesso ancora dico che era un bello scatto. E proprio allo stambecco hai dedicato la tua ultima fatica per arrivare ad un progetto espositivo e fotografico che si chiama Il Re. E proprio qui, in questo luogo, sei venuto tante volte, hai fatto, penso, tanti scatti guardando in quella direzione? Sì, sì, questo è un luogo che amo tantissimo. È un posto spettacolare e soprattutto d'inverno qui c'è un grosso numero di stambecchi. E devo dire che ho passato mesi, io a questo progetto ho dedicato 5 anni della mia vita e proprio qui ho passato mesi a fotografarlo aspettando di fare una sola foto. Gli stambecchi d'inverno passano su quella cengia lì e io volevo farlo con lo sfondo della grivola, con una luce particolare ovviamente, però non riuscivo mai a trovare la situazione giusta, o lo stambecco era troppo piccolo, quindi aveva le corna non bellissime, oppure magari si passavano ma non si fermavano, oppure la luce non era adatta. Quindi ho fatto centinaia e centinaia di scatti in questo posto per una sola immagine che poi ho utilizzato anche nel libro Il Re. Quali sono le qualità che deve avere un fotografo naturalista? Mi sembra la pazienza la prima. La pazienza è fondamentale, è assodato, ci vuole veramente tanta pazienza. E poi avere un minimo di capacità in montagna, il freddo, il caldo possono diventare problemi. Quindi una certa adattabilità, quello senza dubbio.
E nel 2015 sei tornato qui nel Parco Nazionale Gran Paradiso, prima per una pubblicazione fotografica in Paradiso e poi per Il Re. Vuoi illustrarci questi due lavori molto belli? Effettivamente erano anni che non tornavo nel parco, perché poi la professione di fotografo mi ha portato un po' in giro per l'Europa e per l'Italia e non mi aveva più dato l'opportunità di tornare. Poi finalmente nel 2015 ho dato vita a un progetto editoriale abbastanza importante che mi ha coinvolto per un anno e mezzo qui all'interno del parco, che poi ha sfociato in un libro dal titolo In Paradiso. E proprio in quell'ambito lì è venuta anche l'idea di realizzare un altro progetto con la scusa dei 100 anni del parco. Quindi, partendo da questa opportunità, mi è venuto in mente di fare una monografia dedicata interamente allo Stambecco, e ha richiesto 5 anni della mia vita, insomma. Quindi sono 5 anni che giro qui nel parco. Ecco, questi due progetti sono molto diversi e ti hanno reso un grande esperto di Parco Nazionale Gran Paradiso. Il primo unisce aspetti naturalistici ad aspetti antropologici. Il secondo, come dicevi tu, è una monografia, quindi è dedicato a quello che è l'animale simbolo, lo Stambecco. Io, francamente, se tu mi dovessi chiedere ma perché ti affascina questo animale così tanto, non saprei risponderti, però è da sempre che suscita in me un fascino irresistibile. Io so bene che lo Stambecco non ha la possenza di un orso o di un lupo o la grazia felina di una lince, io questo me ne rendo conto, però non so dirti perché. Cioè, io vedo questo animale e rimango incantato, l'ho visto in decine e decine di situazioni diverse e l'ho visto su queste pareti in delle posizioni incredibili, l'ho visto fare presa con gli zoccoli sul nulla praticamente, l'ho visto riposare proprio qui con 25 gradi sotto zero, sotto una nevicata tranquillamente. Io ho bardato con tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia, battevo i denti per il freddo e lui imperterrito come se niente fosse. Ho visto piccoli appena nati, ho visto delle scene veramente incredibili. E per me questo è estremamente affascinante. Sullo Stambecco tu avrai scoperto molte cose, prima documentandoti per partire con questo progetto, ma poi soprattutto sul campo, vivendo questi luoghi. Raccontaci qualche curiosità di qualcosa che hai visto e che ti ha, nonostante tutto, ancora stupito. Una volta l'ho visto scendere a velocità folle su una parete ripidissima, che ho pensato ora si sfracella perché era inevitabile, invece contento, tranquillo. L'ho visto combattere, una volta mi è capitato di vedere una scena che francamente non ho mai più rivisto, due grossi maschi di Stambecco hanno combattuto per la supremazia dell'harem per 3 ore, ma 3 ore di orologio. In genere gli Stambecchi quando combattono, combattono per qualche secondo, qualche minuto, quando va bene 10 minuti, un quarto d'ora, ma 3 ore sono un'enormità. E poi niente, come se nulla fosse, uno si è girato, l'ha lasciata vinta all'altro e si è allontanato lungo la montagna, così, dopo 3 ore di combattimento. Giorgio, a conclusione di questo viaggio nel parco e un po' nella tua storia di vita, vogliamo ragionare insieme
sulla particolarità anche della storia dello stambecco che è arrivato prossimo all'estinzione, ma poi proprio qui è stato salvato. Eh sì, lo stambecco è veramente una storia del tutto particolare. L'uomo con la caccia l'ha portato veramente sull'orlo dell'estinzione, poi sempre l'uomo è stato in grado di farlo rinascere e di salvaguardare questo animale. Questo grazie anche al re Vittorio Emanuele II prima, che istituì la sua riserva personale di caccia, e al re Vittorio Emanuele III, che era del tutto disinteressato invece alla caccia, che donò la sua riserva allo Stato, che ne fece il primo parco nazionale italiano. Giorgio, vuoi dirci qual è il senso di questo tuo progetto fotografico ed espositivo e qual è il messaggio che con questo vuoi lanciare al pubblico del Gran Paradiso Film Festival? Diciamo che la fotografia naturalistica in questi ultimi anni si è molto evoluta. Prima serviva soltanto per documentare, e adesso invece vuole trasmettere qualcosa di diverso. Io nelle mie foto cerco di, più che di documentare, cerco di trasmettere le emozioni che io vivo sul campo, e questa mi sembra la cosa fondamentale. Quindi la fotografia serve per emozionare. Non mi interessa vedere il pelo, le piume di un animale, le corna, come è fatto e come non è fatto. Io cerco di emozionare attraverso le mie foto. Poi non so se ci riesco, però almeno tendo a questo. Comunque il mio è un invito. Venite qui nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, vi sedete su una pietra e ammirate lo stambecco che bruca a pochi metri da voi.